Io ti posso raccontare di mio nonno, del padre di mia madre. Il padre di mia madre era uno che, come dire, non riuscì, disprezzava la violenza, quindi avere avuto questo chiamato alle armi, avere un fucile in mano, non riusciva né a ammazzare una persona né a fare tutte queste cose qua, quindi ci stava male. Il fascista dice: io sarò ucciso sicuramente perché io non riesco ad uccidere l'altra persona. Quindi nel bene o male comunque si doveva difendere perché erano dane. Fu mandato in Alta Italia e quando ci fu, come dire, il discorso che dissero che insomma questa guerra doveva finire, comunque questa cosa, questo mio nonno, come dire, disertò. Dove me ne vado? E dove me ne vado? Praticamente a Cianao in montagna, adesso non ricordo bene le località, ma a Cianao in montagna in modo da potersi nascondere. Anche lui, come quest'altro signore, trovò una famiglia e lui restò in questa famiglia e lo aiutò nei lavori dei contadini, comunque erano sempre dei contadini. Restò molto tempo lì, questo l'anno, mio nonno dice, sono stato trattato bene. L'hanno vestito, l'hanno accudito, l'hanno lasciato lì, però lui contribuiva al menage familiare. No? Perché mio nonno raccontava questa cosa. Questo mio nonno a un certo punto, quando si seppe che finì proprio la guerra, dice: ma io devo tornare a casa, perché aveva la moglie e i figli. Tra l'altro un figlio era nato, non l'aveva neanche ancora visto. E praticamente dice: va bene. E questi signori l'hanno vestito di tutto punto e ci sono magari i soldi, mi hanno dato dei soldi in tasca. Mio nonno la maggior parte della strada se la fece, come dire, a piedi. Però poi, arrivato a un certo punto, prese con i soldi che aveva, prese il treno e riuscì ad arrivare a Messina. Intanto qua mia nonna con i familiari arrivavano tutte le persone e mia nonna dice: ma io non ne ho finito, sarà morto a qualche bagno, non mi erano notizie, cioè aspettavano, però mentre sai come erano i vicini, la mattina se il cugino arrivava, tutto spediziato, tutto così a cordine, e mio nonno che non arrivava mai. Allora, questo è uno dei miei figli. Allora, praticamente, mio nonno intanto era arrivato allo stretto di Messina. E questo mio nonno, nome e cognome, Biagio Carratello, arrivò a Messina. Da Messina prese il traghetto. A Reggio Calabria? Sì, a Reggio Calabria prese il traghetto. No, il traghetto, no. Le barche dei pescatori, sì. Attraversò, arrivò a Messina. A Messina prese il calesse e venne fino a Santa Croce col calesse. Mia nonna se lo vide arrivare col calesse, tutto vissuto di tutto punto. Perché siccome venivano a chiedere tutti spediziati, dice: questo vuol dire come se arriva, vuol dire come arrivare, è venuto. Invece mio nonno, ecco, grazie a questa famiglia, perché gli aveva dato questo denaro, subito non arrivare in calesse, perché diventavo ricco invece di fare la guerra.